Il principio è quello legato all'incidentalità. Più pericoloso il tratto di strada in questione, maggiore sicurezza richiede. E questa è la discriminante alla base del provvedimento della Prefettura di Lecce, che potrebbe essere adottato quanto prima. Sono in tutto 14 gli autovelox in arrivo in provincia di Lecce, impianti che andranno ad aggiungersi a quelli già esistenti. L'ultimo in ordine di tempo è quello collocato sulla Gallipoli-Lecce, all'altezza dell'uscita di Collemeto, chiesto e ottenuto dal comune di Galatina. Ora altri comuni spingono nella stessa direzione, tra questi Scorrano, il cui territorio è sulla strada statale 275, la famigerata Maglieleuca, teatro di numerosi e gravi incidenti stradali, che attende da oltre 30 anni il raddoppio e l'ammodernamento delle corsie. Ovviamente l'ultima parola spetta l'ufficio territoriale del governo, ma intanto la notizia ha già innescato le prime polemiche. Nessuno è contro gli autovelox, no? Però se l'autovelox deve servire per fare sicurezza e quindi prevenzione, ha un senso. Se invece è messo soltanto lì per fare cassa e non c'è la prevenzione che deve riguardare l'intera rete stradale di per sé, poi diventa fine a se stesso l'autovelox, no? Anzi, addirittura può diventare anche un fenomeno di pericolo, perché come abbiamo visto in alcuni punti poi la gente tende a rallentare e si creano anche delle code pericolose. Un occhio di riguardo, secondo il Codacons, meritano le tangenziali di Lecce, la est e la ovest. Al di là di qualche intervento migliorativo, le due arterie stradali restano pericolose. Abbiamo fatto, diciamo, più volte presente ai comuni, al comune di Lecce, la necessità magari di rivedere proprio da un punto di vista generale, no? Quello che si intende per piano traffico e quindi piano sicurezza, comprese quindi tangenziali e tutto il resto. Cioè, andrebbe fatto un lavoro a monte e non a valle, no? Dove si va a individuare quelle che possono essere le reti stradali più pericolose, e insieme magari alla possibilità di prevedere anche degli autovelox, ma soprattutto la possibilità di intervenire per mettere in sicurezza quelle reti.